Salve a tutti ragazzi, sono Lorcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Belli pimpanti alle 7 di mattina, distrutti come il primo zombie della comparsa dei film sull'apocalisse zombie, ma non ha importanza, copertina sulle spalle e microfono dentro la caffettiera perché ho di nuovo rotto il supporto. Mi piace questo start. Partiamo con questa read, andiamo a vedere il nostro Ikel, cosa ci ha combinato il mese scorso. Sono in ritardissimo con questa read, mi era proprio passata anche perché abbiamo fatto già sessione di coaching, davo per scontato fossimo a posto, invece mancava la read di marzo, una settimana di ritardo, I'm so sorry. Andiamo subito a lanciarci nello specifico cosa è accaduto al nostro Inkel, giocatore del Nolimi 5, nuovo giocatore del club che gioca da non molto, un mese poco credo, sicuramente sì, è che è mattina presto, le cose ancora devono entrarmi un po' in testa. La prima parte delle sue mani, queste ultime 10.000 mani sono state giocate dopo il nostro coaching, dove abbiamo già sistemato un po' alcuni aspetti, la linea rossa eccetera eccetera, ma andremo a vederlo nel dettaglio. Sicuramente come impostazione di gioco o giochiamo qualche tavolo di troppo, perché il problema non è nella parte blu che tende ad avere una linea abbastanza costante, ma la parte rossa è anch'essa costante ma nel lato oscuro della forza, dove scendiamo un po' a picco. È una tendenza che si ha quando magari si tabla un po' troppo per, o magari non si ha una buona read sui nostri avversari, per cui tendiamo a overfoldare, foldare un po' troppo i bui, non avere una parte di bluff nei nostri range, non forbettare barra squeeze barra flattare per raisare eccetera eccetera. Non abbiamo proprio una linea molto aggressiva post flop. Va bene sicuramente a questi livelli avere una blu molto alta, però cerchiamo di non avere una rossa che poi finisce a bucare il grafico e poi dobbiamo cambiare monitor. No, brutte cose. Dico cose un po' più stupide del solito, ma dovete capirmi, è mattina abbastanza presto, il sole piano piano si sta svegliando, beato lui, io devo ancora farlo. Quando poi il game manager vorrà rispondermi, andremo a vedere in position un po' cos'è accaduto. Abbiamo una linea abbastanza chiusa, 13 UTG, 24, 36, diciamo che anche da bottom siamo nei minimi sindacali, da under the gun siamo nel lato stretto, 13 è poco se pensiamo a quanto può essere un range di base del 13%, molto grosso modo, un 13%. Andiamo a vedere a quante combo corrispondono, circa 170, possiamo immaginare che Hiro rilanci qualcosa del genere, dobbiamo arrivare al 13, per cui possiamo andare a mettere un po' tutte le coppie, già siamo attorno al 10, andiamo a mettere qualche carta alta nel lato suited, qualcosa di questo tipo e siamo attorno al 13. Io direi che un range di questo tipo potrebbe essere il minimo che più o meno rilanceremo più o meno in ogni tavolo, però ogni tanto dovremmo pensare che a seconda del tavolo che affrontiamo potremmo avere nei range anche un range allargato, probabilmente fino ad avere mani magari di questo tipo, in maniera da avere diciamo un range un po' più elastico e più adattato ai tavoli. Non dovremmo giocare un range estremamente fisso, cioè va bene partire da un range di base e anche piuttosto chiuso da queste posizioni, non è che l'under the gun giochi poi così bene anche in tavoli particolarmente fisciosi dove poi ci troveremo deboli e fuori posizione e con poco bluff nei nostri range, nel senso ne avremo troppo ma non possiamo sfruttarlo. Quindi dovremmo pensare che un range stretto potrebbero essere le mani blu, per così dire, a volte anche alcune coppiette potremmo non volerle avere nel nostro range, potremmo addirittura pensare che anche queste possano essere nel nostro range diciamo relativo al tavolo. Però se il nostro range medio è del 13, probabilmente dovremmo avere un po' di read in più per quando aumentare e o ridurre insomma il nostro range specifico. Per il resto anche da bottom tendiamo ad aprire un po' i minimi e possiamo anche andare a vedere, finiamo prima l'analisi da qui, la nostra linea di call call è bassa, soprattutto in posizione abbiamo 4 di call e 9 di 3-bet, cioè il nostro range di 3-bet maggiore è in posizione piuttosto che il nostro range di call maggiore, quindi dovremo cercare di invertire un po' la linea. Avere un range di call call certo non ci donerà i milioni, proviamo a vedere Hiro come se la cava nel suo range di call call, immagino non male, ma nel senso avrà delle stats positive, ma solo perché in realtà non stiamo chiamando molto. VPP true, preflop raise falso, quindi solo gli spot dove abbiamo call collato, addirittura siamo in even, siamo positivi da small, tanto di cappello, ho fatto il gesto con la mano, voi non potevate vederlo, praticamente mi sono anche tolto la mitica copertina dalle spalle, molto negativa come cosa. Il nostro range di call call è un po' troppo basso, poi siamo sostanzialmente in even, le mani sono relativamente poche, però quando noi call colliamo un po' di più con read in posizione davanti al range dell'opposizione, magari tribettando qualche mano in meno, flattando qualcosa in più, con lettura per giocare anche post flop, con lettura anche dei bui,
magari il giocatore da BB squizza poco, squizza tanto, il giocatore con presa quel tipo di range che noi crashiamo in posizione e non siamo costretti a mettere tutto nel nostro 3-bet. Tribettare 10 e chiamare 4 preferirei addirittura il contrario, piuttosto chiamare 10 e tribettare 5 piuttosto, non voglio dire che sia standard, è solo per abituarci a capire un po' come impostare dei range avendo anche un range di call, perché post flop si può giocare a poker, non dobbiamo giocare tutto pre flop. La linea di 4-bet non mi dispiace, 2 non è certo altissimo, credo avremo un poco bluff probabilmente, ma è un livello ancora che, dove la gente tribetta veramente poco in generale, per cui la nostra 4-bet non deve essere troppo alta. Certo è che 2 probabilmente è un po' bassa, abbiamo problemi di linea rossa, dovremmo cercare di avere anche un po' di bluff in più. Sulla linea di 10-bet siamo un po' nel lato basso, ma non è così malvagia, alzando poi le frequenze sul turn, cosa un po' curiosa. Una linea molto bilanciata sarebbe qualcosa di vicino a 55-55 come idea. Sulla nostra distribuzione degli aggressor niente da dire, può andare abbastanza bene, 36-25-20 va piuttosto buona, river con l'FCS ok, e sul went to showdown non c'è molto da dire, anzi è medio alto, anche se forse è troppo alto da under the gun, ma abbiamo un range anche molto forte, può centrare anche quello, ed è un po' più basso dai bui, e questa è sicuramente una cosa positiva. Volevo andare a vedere l'AD, quindi solo le statistiche visualizzate qua sul Dem Manager, confermata la nostra forbetta un po' bassa, confermata anche il fatto che per quanto apriamo solo 35 da bottone, che non è malvagio, però sicuramente potremmo aprire qualcosa in più in linea esploitativa contro certi giocatori, un reg che overfolda, un fish che ha un certo tipo di range, un giocatore che magari overcolla ma post flop tende a foldare un po' di più, cercare di avere un range un po' più specifico, e foldiamo abbastanza di più al restino di quanto foldiamo la tribetta, è una cosa da segnarsi. Tendiamo ad overplayare un po' la linea di blind versus blind, tribettando tanto range, chiamando un po' poco. Pensiamo per esempio alla linea di blind versus blind contro lo small, se noi tribettiamo metà range in più di quanto tribettiamo normale, e già da bottom abbiamo anche un range di tribetta abbastanza alto, in realtà dovremmo ragionare sul fatto che ok, difendere almeno due mani su tre va bene, meglio difenderne un po' di più che un po' di meno, possiamo dire dobbiamo cercare di difendere almeno un terzo del nostro range quando veniamo aggrediti. Poi se il giocatore è particolarmente nitty, mettiamo di essere aggrediti da Mickey Festi, dobbiamo pensare a Mickey Festi come un piccolo coniglio simpatico e carino, molto spiccio e coccoloso, che quando ci ruba i bui però assume quei classici occhi iniettati di rosso sangue, ha un coltellazzo in mano, e pensiamo di essere entrati in un film horror, per cui potremo anche foldare qualcosa di più contro un giocatore che apre veramente veramente poco, ha sempre mani veramente forti, quindi noi ribilanceremo i nostri range. La linea di cbet tende a perdere abbastanza valore al flop, dobbiamo fare attenzione perché poi è più difficile bilanciare i nostri range. Se al flop abbiamo poco bet, poi al turn tendiamo a difendere un po' troppo del nostro range perché ci sentiamo forse un po' troppo forti, sarebbe meglio sbilanciare al contrario, se proprio bettare qualcosa di più al flop, qualcosa di meno al turn, perché gli errori, la maggior parte degli errori vengono fatti pre-flop, al flop, pensiamo per esempio a Mike che al flop pre-flop limpa tutto, al flop al turn folda pochissimo, al river poi trasforma molta parte pari del range in bluff, anche quando poi noi andiamo a cercare, lui tende a spararci in faccia il 96% delle volte, per cui diciamo che è lì che fa la maggior parte degli errori, chiamandoci, bettandoci al flop, quindi è lì che noi andremo a prendere la maggior parte dei nostri soldi, e generalmente per estrarre value difficilmente si chiamerà, a volte può capitare ovviamente, però come linea di base è probabile che saremo noi ad estrarre valore con le nostre bet e i nostri raise. La linea di dong bet è curiosamente alta, 26 è proprio tanto, dobbiamo fare attenzione a quando decidiamo di donkare noi fuori posizione, se si chiama dong bet un motivo ci sarà, generalmente non è esattamente l'arma segreta del regular la dong bet, sì può essere segreta nel senso che la usa poche volte e la usa sempre diciamo nel lato sensato. Questa è un'idea delle stats in generale, questa è la nostra idea delle stats in posizione, andiamo a vederci qualche mano specifica, quindi andiamo su stakes, le mani marcate, ne ho marcata qualcuna, le avevo anche segnate per la nostra sessione di coaching della settimana scorsa, poi abbiamo preferito giocare e non le abbiamo poi viste. Ho segnato qualche mano che potesse avere un minimo diciamo di parole troppo difficili da dire questa mattina, comunque che fosse in qualche modo legata alla read che abbiamo appena fatto. In Kel è qui da bottom, la mano la vediamo dal punto di vista di Vamos, ma Vamos in questo caso non c'entra nulla, apertura di un 50-10, in Kel tribetta con questa size molto lol, in questo spot ovviamente una size normale sarebbe 60-65-70-100, difficile pensare che una size due volte e mezzo possa avere senso, suppongo sia stato un misclick da parte di Iro, poi veniamo chiamati da un 70-40,
soliti giocatori un po' agro, un po' spiwir, eccetera. Su questo board un 60-40 che donka 70. No, no, noi abbiamo Asoku, se non lo sapete, noi abbiamo Asoku. Hiro decide di chiamare con top range. Tiro qua Asoku contro un giocatore che donka così tanto su un board così coordinato, non dovremo insabbiare il nostro top range. Il problema di questa mano, abbiamo preso, tenuto il piatto molto piccolo preflop, stribettando poco e tenendo il piatto quindi con una stack to pot abbastanza negativa, nel senso che poi noi ci troviamo con 5 euro su un piatto di 1 euro quando avremmo potuto trovarci su un piatto, non so, di 2 euro con 4 euro, per cui sarebbe stato un po' più facile giocare questa mano. Comunque flattiamo solo con una mano che in realtà è forte ma anche vulnerabile su questo board. Poi su questo turn non foldiamo mai. Sono d'accordo anche come profilo del giocatore, adesso qui noi chiamiamo, Villa gira una doppia, ma considerando le sue stats, la sua linea di bet versus miss, di don't bet eccetera, è una mano infoldabile, ma siamo partiti da un piatto veramente piccolino. Proviamo a pensare alla linea normale, apertura, noi rilanciamo diciamo a 65, il pot è 1,30 euro più il call, diciamo 1,70 euro, su Villa anche ci porta 1,70 euro, è un easy push come idea. Ovviamente contro qualche mano perdiamo, non possiamo dire di no, ma un giocatore che ci chiama così tanto qua girerà tantissime mani che noi battiamo. Con il nostro top range, onestamente, contro un giocatore del genere dovremmo tendere a raisare. Il nostro mid range può essere anche chiamato qualche volta in più, per esempio su questo board mi viene in mente qualche mano come, non so, jack cocu k10, probabilmente siamo parecchio avanti al range di donk di questo giocatore, e il nostro range medio è meglio anche averlo nel range di call, proprio per lasciare che villain metta i soldi da dietro, che è il suo errore tipico e naturale. Se noi adesso filtrassimo le mani di Don, andassimo a vedere come filtri, per esempio Don Bet True, anche se non c'è sul Don Manager 1, la linea diciamo di aggressività, sarebbe un giocatore molto molto perdente. Se noi andassimo a vedere gli spot magari di 3 bet, magari di check on river, considerando anche che il suo range è generalmente più forte quando fa questa linea, probabilmente sarebbe anche vagamente positivo. Dobbiamo cercare di non insabbiare le nostre mani più forti contro questi giocatori. Qui apriamo tre pair in un tavolo dove onestamente potremmo anche aprire con size diversa, c'è un 70-10, c'è un 70-0, c'è un reg che tribetta solo il 5, potremmo anche aprire 4 pair i nostri range in questo caso. Comunque non ci chiama nessuno cheat, ci chiamano ovviamente tutti. Voglio mettiamo su questo board size abbastanza big, ma va sicuramente bene vista la pescosità e il range e la passività dei nostri avversari. Ci chiama bottom, foldano gli altri. Voglio mettiamo turn, push al turn di un 70-10-06 che folda il 25. Dobbiamo pensare che villain qua giochi a livello 1 e giochi le proprie carte, quindi qua ci può girare un sacco di combo di 10-8, Q9, Jack-9, 7-9, altre combo varie come K-10 che è abbastanza top range. Nel range di Chesk non ci sono draw, a meno che non siano proprio dei combo draw pazzeschi. Su questo board non saprei, asso 10 a pick dal suo punto di vista, bilatera, 4 quinti colore, e diciamo che è il suo bottom range, e non sono neanche sicuro che reserebbe una mano di questo tipo. Livello di pensiero di villain, livello 1, cosa ho in mano? Livello nostro, livello 2, cosa ha in mano il nostro avversario? Non possiamo pensare che quando villain ci resi lui non pensi di battere top pair. Se lui ci fa qualcosa in mano, ci fa esattamente quella donna o una coppia alta, cioè ci fa qualcosa, non ci fa un range, ci fa una mano specifica. E se lui non mente mai, in un 70-10-05 non mente mai, perché da piccolo era un bravo bambino, politicamente corretto e probabilmente schiavo anche di qualche rituale ecclesiastico di vario tipo, non che ciò condizioni il nostro livello di pensiero, ma di cosa sto parlando. In questo spot non dovremmo broccare con meno, io già vi dico che è una doppia qua di Q-Jack, ecco le potremmo anche volerla foldare, forse è eccessivo vista la stack, visto le odds, visto il board, probabilmente top 2 potremmo difenderla, ma se noi qua avessimo, me la farei sotto con asso per capirci, e probabilmente folderei in questo spot. Non possiamo difendere così tanto range contro questo giocatore, noi chiamiamo, anzi lo mettiamo lì. Village gira Q7 per una doppia random, giocata random, ma nei suoi range non c'è nulla che noi battiamo. Asso Q non dobbiamo pensare che abbiamo topper top kicker, ma foldiamo troppo, no, dobbiamo pensare a livello 2, ragionare sul nostro oppo, se il nostro oppo addirittura è a livello 1,5, nel senso che non è solo a dire cosa ho in mano, ma dice il mio avversario ha esattamente questa mano in mano, non è né 2 né 1, noi dovremmo metterci a livello 2,5
E pensare che il nostro oppo ci fa esattamente quella mano, quindi la donna, e non possiamo bruccare con meno, visto che il nostro oppo non mente mai, è un bravo bambino. Puniamo l'imper, si può fare, l'imper che tende a foldare molto poco e a bettare spesso verso Smithed, a river, scusate, a river bettare molto, quindi come idea generale può andare sicuramente bene avere un range di questo tipo, anche perché i bui sono due giocatori piuttosto chiusi, piuttosto tranquilli. Isoliamo fish, ve lo bettiamo flop, check push di un giocatore che folda il 40, aggression factor 1, non possiamo pensare di bluff cacciare tanto in questo spot, anche perché villain investe 3 euro su un piatto di 70 cent, quindi diciamo che sta investendo molto per vincere poco, dobbiamo difendere un po' di combo in meno. In questo spot la nostra bottom pair è un easy fold, in questo spot villain ci gira Q2, non ci stupisce, possiamo mettere anche la nota volendo, ma non è che serva molto, è diciamo è in linea con il suo profilo di stats, possiamo mettere limp call Q2 suite, virgola, check all'in diretto, lo stack era 60x70x quello che è sul board QQ giacchete, possiamo mettere anche su Twitter, ma non è che ci interessi molto, e giusto per parità e non fare discriminazioni sessuali, Jack lo mettiamo maiuscolo perché le donne sono maiuscole e il Jack non può essere minuscolo. Non so di cosa sto parlando, ma avete già capito che è mattina veramente presto. Questo spot Hero overplay alla sua mano, nel senso che non vuole foldare su questo flop contro il giocatore 58-1 che folda poco, non possiamo esploitativamente avere un range di colpi aperto contro un giocatore del genere. In questo spot Hero rilancia la sua size 3 pair, può andare bene, c'è un solo fish al tavolo che ci gioca in posizione, tende a foldare parecchio flop, 60, tende ad essere piuttosto nel lato passivo, un 50-10-5, classico profilo di solito giocatore, insomma, voi lo mettiamo la prima, va benissimo, voi lo mettiamo la seconda, anche se la size è piuttosto alta, villain in questo caso ci va all-in, stesso discorso di prima, villain su questo board, fra l'altro sulla picca, quindi su un 8 di picche che non è certo un gran turn per noi, usando una terminologia molto tecnica che usano molti pro, che molti, insomma, quei paio di pro che fanno un po' filmati su Twitch, è molto sick, che è una cosa che io non sopporto, perché è un modo per dire, ragazzi, non ho voglia di spiegarvi cosa vuol dire questa turn, è sick. Comunque non è certo una carta che migliora il nostro range, è sicuramente una carta che può migliorare il range dell'oppo, che infatti può aver chiuso anche vari tipi di draw, può avere un jack x, può avere un asso migliore e non molti ovviamente, ma ricordiamoci che tribetta il 5 e rischiamo neanche di giocare il kicker nella nostra mano. Onestamente in questo spot dobbiamo pensare non troppo alla nostra mano, ma più che altro alle stats del nostro oppo, con 50-10-5 molto passivo, che folda il 60, quindi qualcosa ha, non è un giocatore che folda il 30, non è un giocatore particolarmente agro turn, dovremmo decidere anche di foldare, so che ci basta vincere il 34% delle volte, ma onestamente non credo che questa cosa accadrà e dobbiamo pensare anche di voler foldare, prendere nota, il nostro oppo infatti qua ci colla flop col trips, ci pusha turn, possiamo mettere questa nota col jack 9 su un board asso jack virgola all in diretto turn 50 per su un 8x, non importa molto su cosa è uscito, l'importante è che lui al turn vada all in col trips, ok, giusto per capire la sua size, quindi all in diretto turn 50 per e il suo range in questo caso di questo tipo di size. Difendere qua richiederebbe avere una nota molto specifica, averlo già visto fare, aver già preso una nota contraria a quella che abbiamo appena preso. Io lo rilancio, veniamo open pushati da un 70-10-5-1, quindi profilo del giocatore, lose station passivo eccetera eccetera, o l'indiretto in questo spot, noi pensiamo al nostro range di rilancio da questa posizione 13, abbiamo già visto a quante mani corrisponde, ma for the science andremo a rivederlo, non è, sappiate che non è perché io non sappia quanto corrisponde il 13%, è per farvi il ragionamento completo, che sono cose importanti. 13% sono 170 combo, ne abbiamo visto un attimo fa, 170 combo, ragioniamo su qual è il nostro range qua di difesa standard, noi abbiamo investito 20 cent, il pot prima del push del nostro oppo diciamo che è 30 centesimi, arrotondiamo, non importa essere precisi, il villain investe 3,30 per vincere 0,3, sembra un 33 trentini andarono verso 30, riesco a dirlo la mattina, ci fa 11 di rapporto, 11 fratto 12, ricordo la formula, 1 meno alfa, alfa uguale a b fratto b più 1, b uguale a bet fratto pot, sono cose che già sapete,
7, inutile che ve le dica, 11 fratto 12 fa 0,91, il nostro range di difesa è 1 meno alfa, è approssimativamente un 10% del nostro range, 9, 8.3 periodico, comunque circa un 10% del nostro range, se avevamo 170 combo nel nostro range d'apertura, il minimo range sarebbero un 10%, sono solo 17 combo, non voglio dire difendiamo solo 17 combo, ovviamente, però partiamo da un range di base composto da 17 combo, che è qualcosa di questo tipo, 17 combo, queste sono 18, se questo è il nostro range minimo di base, chiaramente contro un mid stack eccetera potremmo aumentarlo un po', ma in questo caso villain tribetta il 5 è un 70-10-1, folda poco, è molto passivo, onestamente potremmo anche voler foldare qualche mano in più, potremmo voler difendere addirittura solo questo, in realtà dovremmo partire da un range proprio aperto per avere un range di difesa un po' migliore, se noi avessimo aperto 250 combo avremmo avuto un range di difesa attorno alle 25 combo e avremmo potuto difendere di base qualcosa del genere contro un mid stack aumentando, raddoppiando il range se il giocatore fosse stato particolarmente loose, già così stiamo difendendo il doppio, se noi invece ripartiamo dal nostro range dicevamo di 25 combo, quante erano, qualcosa di questo tipo, ecco, diminuendo il range in questo caso specifico visto che ho potrebbe 3, il nostro range di difesa avrebbe potuto essere qualcosa del genere, ecco, in questo spot invece villain hero lo stesso, se difende a sojack off, siamo in a sojack off, yes, se difendiamo a sojack off immagino che allora stia difendendo anche queste, cioè mani migliori, immagino stia difendendo, suppongo queste che sono più o meno mani con maggior valore, sono 90 combo di un range d'apertura di 160-170, stiamo difendendo metà del nostro range, che è tantissimo il 50% quando in teoria dovevamo difendere circa un 10, non possiamo avere 5 volte il nostro range di difesa, stiamo giocando la nostra mano e non il nostro avversario è un 70-10-5-1, a meno di non sapere per qualche oscuro motivo che è tiltato duro, perché magari abbiamo già note, abbiamo già read, sappiamo già qual è il suo range dell'indiretto, questo call è veramente bruttino e Villa ci gira KK per non farci mancare nulla, ma non ci stupisce questa cosa, possiamo anche prendere questa nota o l'indiretto preflop, mettiamo 70 per perché mi piace questo numero oggi, perché è vicino a 69, facciamo una stupidata, mettiamo 69, no, mettiamo 70 per perché non siamo così idioti, anche se sembra, o l'indiretto preflop 70 per KK e non ci sarebbe onestamente bisogno di scriverlo perché sembra molto in linea con le stats di villain. In questo spot di nuovo vediamo dal punto di vista di un altro giocatore, ma Hero è qua, è in Kel ed ha Jack 9 se non sbaglio, yes, Jack 9 a fiori, una mano fortissima, apriamo 3 per 3 bet di un 60-10-10, 1 di aggressor factor, basso fold, relativamente alto river bet ma su poche mani, comunque 3 bet al 10 questo giocatore, call di un altro giocatore, quindi il call con Jack 9 suite è abbastanza legittimo in questo spot. Su questo board villain, che è un giocatore fra l'altro che tribetta poco, ci betta poco, uno dei aggressor factor, riesce bettando in un three way, difficile pensare che non abbia value, Hero decide di chiamare su questo turn che non cambia nulla, villain ci mette all-in, noi chiamiamo il nostro intero range, villain ci gira il suo asso in linea con il suo profilo, noi abbiamo collato forse un po' troppo, non vedo quale potesse essere una read per difendere una mano di questo tipo su questa action, dobbiamo pensare per prima cosa chi è il nostro op, è un 60-10-1 che folda al 30%, quindi il profilo del giocatore è un giocatore nitty e passivo, non possiamo pensare che villain sia negativo quando fa questa action pre pot push sul turn, non c'è motivo di pensare che Oppo stia overplayando, non abbiamo nessun motivo, non dobbiamo giocare la nostra, dobbiamo giocare un po' di più la sua, in questo spot c'è un rilancio del button che è un giocatore che overfolda pre, tende a foldare molto sul turn, molto sul flop, tende a cibettare molto sbilanciato, insomma un giocatore estremamente sbilanciato che suppongo ok vince anche un soldino, ci può stare, e in questo spot Hero decide di chiamare, va bene, villain betta, noi checkraisiamo il nostro mid range contro un giocatore estremamente sbilanciato, un 75-45, dovremmo decisamente avere un range di bluff su questo board, ma per dire qualche mano che potremmo avere nel range di bluff qui, mi vengono in mente delle combo, non lo so, un 7-8 a fiori per esempio, un asso 5 a fiori, forse siamo già un po' troppo loose, ma contro un giocatore particolarmente sbilanciato come questo va bene anche avere un po' di bluff in più, per esempio un Q10 fiori, altre mani, perché dico fiori? Perché dico un incastro di scala, un 3 quinti colore, dei blockers sul suo range di value, perché noi non vogliamo bluffare air a caso, vogliamo avere una parte di bluff, una parte di value, su questo board è difficile avere una gran parte di value perché in realtà è un board piuttosto sconnesso che non hitta particolarmente bene il range di nessuno dei due giocatori, qui prendiamo
il nostro midrange, c'è che resiamo flop. Villain, fra l'altro, ci mini riresa in questo spot da un giocatore sbilanciato che tende a overfoldare su questo board. Ma perché overfolda? Perché ha troppo range, quindi è troppo debole. Dobbiamo decisamente pensare che il fold qua è standard. Invece chiamiamo e poi su questo turn mettiamo per committarci. Anche in questo spot la nostra linea non ha molto senso, onestamente. E abbiamo preso il nostro range medio, l'abbiamo trasformato in value, l'abbiamo chiamato senza avere un range di fold al flop. Onestamente, nel nostro range di value abbiamo di peggio in check raise, non riesco a immaginare cosa possa esserci di peggio in questo spot. E poi sul turn donk, bet, fold, push, raise, le ho messe tutte le azioni, in realtà non abbiamo mai foldato. Attenzione a come formuliamo qua. Abbiamo cercato di ragionare su questo board, abbiamo ragionato sullo sbilanciamento di villain, sul suo range di c-bet, sul nostro range di bluff, il nostro range di call, che potrebbe essere il nostro mid range per avere anche value sul turn, i nostri draw un po' più forti, perché se check raiseiamo draw forte lì, veniamo pushati, dobbiamo foldare, è inutile che ci inventiamo cose. Invece i nostri draw un po' più deboli, che abbiano magari un 20% di equity, possiamo pensare anche for the science a questo spot. Allora, noi check raiseiamo in questo spot e cosa check raiseiamo? Pensiamo a villain col suo top range, diamo a villain K-Jack, su questo board è abbastanza forte come mano. Il flop era Jack 6-2, credo, qualcosa di questo tipo. Se noi qui check raiseiamo, per esempio, una mano debole come, mettiamoci, cosa possiamo metterci? Asso 5 picche, una mano estremamente debole su questo board. In realtà asso 5 picche ha addirittura troppa poca equity, ma il board è abbastanza sconnesso. Diciamo una mano che abbia attorno al 20% di equity come parte di bluff. Asso 5 picche, quindi incastro, 3 quinti, qualche blocker per asso jack, per asso asso, per qualcosa. Potremmo avere anche delle mani come 5-4 picche, proviamo a mettere 5-4 picche, che magari ha quel briciolo di equity in più, anche se ha meno blockers, per cui in realtà gioca più o meno uguale, attorno al 20%. Se noi vediamo questa parte di bluff e il nostro oppo dovesse pusharci flop e resarci, noi potremmo foldare una mano con bassa equity e non piangere praticamente mai. Se noi su questo board iniziamo a check raisare mani come, per esempio, non lo so, prendiamo un asso 7 a cuori nel nostro range di difesa, asso 7 a cuori ha un'ottima equity, davanti a un all-in dovremmo foldare e andare a piangere in bagno, una cosa piuttosto triste. Una mano che, ricordatevi che abbiamo messo top range a villain, per cui in realtà il suo range è del 75%, quindi su questo board davanti al nostro check sarà probabilmente di più, otterremo una gran parte di fold con il nostro bluff, otterremo una gran parte, diciamo, di value, magari chiamando contro il suo range. Proviamo a pensare a un giocatore che apre, quanto button apre questa? Apre 57% dei bottoni, figuriamoci. Qualcosa di questo tipo, senza essere pignoli, qualcosa di questo tipo. Il nostro midrange, per esempio, è la mano che ha qua Hero, cioè Jack 9 in questo caso. Il nostro midrange contro la sua range sta all'80%. Qui in realtà, ovviamente, è una mano fortissima. Dovremmo decisamente pensare di chiamare la prima flop, trasformare in value turn, avere una linea di gioco un po' più incisiva su questo tipo di giocatore, perché i reg sbilanciati sono estremamente frequenti e sono molto molto facili da exploitare, quindi dovremo cercare di farlo. Vediamo qua cosa accade. C'è un rilancio di aggro spiwi, quello che è, call di Vamos. So che tra Inkel, Vamos e Ricky, credo, sono tre giocatori dello stesso livello che si conoscono, e voi direte fate collusion? No, si sbranano come le tigri in un giardino giochi di pieno di micetti, invece sono pazzi. In questo spot squizziamo una mano che dovrebbe essere il nostro range di call. Non abbiamo motivo di avere questa parte di squeeze. Il raise viene dal giocatore fish, che apre tante mani e folda molto poco. Il call viene da un giocatore sensato. Il BB è pure un fish che gioca 70-10-5. Non c'è motivo di ammazzare il nostro range di call. Il nostro range di squeeze dovrebbe avere più value del solito e meno bluff. Avere una mano del range di call è una cosa che sposta molto via le nostre stazze. Fra l'altro, veniamo chiamati da tutti, perché domani non c'è, perché il Neonimic 5 di people è difficile da battere. Sì. Poi su questo board pot, ma questa era una mano giocata random contro un amico, diciamo. Ogni tanto questi tre giocatori si scambiano gli stack, ma non pensate che lo facciano per dire è super collusion, facciamo i milioni. No, se le danno di santa regione, spiwano, overtinkano, giocano assolutamente random, si giocano il flippone, e qua
Vamos gira già 10, mi ricordo questa mano perché in realtà l'avevo marcata perché mi aveva chiesto Vamos, contemporaneamente fa lol Andre ha giocato questa mano nel mentre Vamos ah lol Andre ha giocato questa mano contro Inkel lol, e comunque alla fine loro si scannano in questo modo, non è che lo facciano perché sono dei pazzi o probabilmente lo sono, ma si divertono ed è una cosa importante in questo gioco. Comunque la cosa importante di quella mano è che non ha senso avere quella parte di squeeze nel nostro range preflop, dovremmo squeezare un range più sensato. Proviamo a dare un occhio molto grosso modo a un range di squeeze di base, partiamo per esempio da una parte di value piuttosto stretta, in questo caso abbiamo solo 50 combo, è concettuale la cosa. Se noi abbiamo 50 combo di value possiamo mettere per esempio una cinquantina di combo di bluff, potrebbe essere qualcosa di questo tipo, per cui abbiamo 50 parti di value, 50 combo di value, 50 di bluff. Possiamo sbilanciare un po' il bluff, potremmo addirittura andare a mettere qualche combo di questo tipo, 150 combo, cosa vorrebbe dire? 50 è il nostro value, 100 è il nostro più o meno bluff, ma il nostro più o meno bluff sarà bluff contro l'original Razer, che generalmente è un giocatore sensato, l'original Razer, perché è il giocatore che rilancia generalmente, e è value contro il fish. Proviamo a pensare allo spot standard, per esempio, dove il nostro bottom, prendiamo il nostro asso 7 suited, apre un giocatore sensato che sa foldare la 3-bet, chiama un giocatore 50-10-10 classico, magari pure middle stack. Il giocatore 50-10 classico è un giocatore che gioca più o meno il 50, che rilancia più o meno il 10, diciamo che il suo range di 3-bet può essere un po' più stretto di questo, diciamo che avrebbe 3-bettato solo queste mani, cioè siamo molto chiusi nel range di 3-bet, avrebbe chiamato queste altre, sappiamo che ha meno spesso questa, più spesso questa, non importa. Davanti al nostro squeeze quante mani difenderà? Diamogliene 150, diamogli un po' di coppie perché sappiamo come giocano i nostri avversari queste mani, un po' di assi suited, diamogli un po' di carte alte, dobbiamo arrivare a 150, abbiamo detto, un po' esagerando, diciamo che chiamerà più o meno mani di questo tipo, circa 150. Il nostro bottom range, quindi il nostro asso 7 suited contro il range di Cold Fish, gioca con un minimo di equity 55-45, per cui comunque è un mid stack e l'apertura sarà, non so, a 4 bb, il call sarà altri 4 bb, non andiamo a squizzare a, non so, un euro insomma su questo, in questi tavoli, per cui a 20 bb il pot sarà attorno ai 40 bb. Quando Fish ci chiama, Fish tenderà ad avere meno di 40 bb, easy game per Iro da questo punto di vista. Quindi la nostra mano peggiore è value contro Fish e the blockers contro regular. Ricordiamo che abbiamo preso la mano peggiore, chiaramente una mano come KQ. Se pensiamo a cosa bloccherà, se noi abbiamo KQ, cosa andiamo a bloccherare nel range del nostro avversario? Andiamo a bloccherare questo tipo di mani, che sono le mani che Villain tenderà a chiamare un po' più spesso. Se è un giocatore che sa foldare, ovviamente, tenderà a difendere più spesso queste mani gialle, e se noi abbiamo KQ andiamo a bloccherare queste mani. Se noi in questo caso, per esempio, stiamo, non so, squizzando con una mano del tipo, prendiamo Asso Q, per esempio, se noi pensiamo a cosa bloccheriamo con Asso Q, bloccheriamo questo tipo di mani, che sono mani che Villain tenderà a difendere un po' più spesso, per quello che abbiamo blockers contro il range dell'original Razer sensato e value contro il giocatore Fish. Questa digressione sullo squeeze forse era eccessiva, ma mi sembrava il caso di farla in questo spot. Villain non so neanche chi è, Iro è Inkel, affrontiamo il limp di Fish, sicuramente rilanciamo, possiamo anche avere una size un po' più grande in realtà. Donk Bet, il giocatore che donka tanto, chiamiamo solo, onestamente davanti a una donk di questo tipo dovremmo risare perché siamo praticamente sempre buoni, è un 40-10, donka il 42, quindi donka metà del range. Dobbiamo pensare che come idea Villain qua, se in questo caso lui limpa, non so, diciamo il 60% degli small, onestamente forse un po' di più, e ci chiama standard, se lui betta metà delle mani starà bettando un 300-400 combo, contro 400 combo onestamente KQ è super fanta strong value, è un giocatore anche abbastanza passivo turn, dovremmo raisare flop, potremmo anche propendere per un check turn per chiamare river esploitativamente. Invece noi chiamiamo solo flop, poi potta qua, chiamiamo ancora, potta river, chiamiamo ancora, trasformando un nostro top range in un call, eravamo estremamente avanti al flop, meno avanti al turn, relativamente avanti al river, diciamo che abbiamo creato una linea di gioco un po' curiosa con una mano decisamente forte. Vediamoci queste ultime mani perché sono già le 8 e ho una fame pazzesca, devo ancora fare praticamente colazione. Comunque veniamo tribettati da un egg, come ti chiami tu, un negro, che potrebbe essere vagamente un insulto razziale, non lo so, forse non sa scrivere, immagino che questa sia la sua password. Comunque se vi interessa provate a loggare, no sto scherzando, un giocatore che comunque tribetta il 5, forbetta l'1, aggressor factor 1, folda il 40, il giocatore è molto passivo che perde 60 euro a 9.5 con gran stile, perché è riuscito a perdere anche abbastanza poco in realtà su queste mani. Un giocatore che ci tribetta 4 per, di nuovo ragioniamo sui nostri range, apriamo 35% delle mani in questo caso,
circa 35% delle mani corrisponde al solito range di circa 450 combo, quello che è. Villain investe 4x, quindi possiamo immaginare che, torniamo a noi, Villain stia investendo 0.8 per vincere un pot di 0.20, non importa, da un rapporto di 4 fratto 5, ci dà un rapporto di 0.8. Il nostro range di difesa dovrebbe essere il 20%, che è una novantina di combo. Aggiungiamo però un dettaglio importante: Villain è short, è nitty, è passivo, 3-bet al 5, questa novantina di combo io la dimezzerei, quindi potremmo difenderla addirittura a 45 in questo combo. In questo caso, partendo dal nostro strong value, è qualcosa di questo tipo, perché siamo da bottom, siamo contro un short che ci ha fatto 4x, questo potrebbe essere il range di base, diciamo, da difendere. In questo caso vogliamo metterci 9-9, non stiamo facendo un peccato gigante, mettiamo anche di difendere così, però stiamo difendendo un range di base vagamente aumentato contro un giocatore di questo tipo che, come dicevo, è short a 2,50€, quello che è molto chiuso, 5-1, fa una size molto alta, è molto passivo. Onestamente Hero potrebbe anche voler andarsene, mettere 60 cent per vincere un pot totale di 3,60, quello che è, 6x6 36, quindi le nostre odds sono approssimativamente 1,7 sono più o meno le nostre odds di settare, quindi la giocata è sostanzialmente in even, più o meno, in realtà è un po' negativa perché siamo veramente ai limiti, non dovremmo accettare colpi del genere contro un giocatore del genere. Invece Villain, Hero lo mette quasi all in, poi chiama, va bene, e cucù, e va bene. Però in realtà noi ragioniamo sul nostro avversario, pensiamo anche a Total Rugby, pensiamo anche a Ibra, pensiamo anche a Napoli, ecco, chi di questi giocatori merita di vedere il proprio stack giocato preflop con 9-9? Ibra che ci caccia la rovescia all'incrocio, no, non so bene se fosse lui, non sono uno che segue il calcio. 5 di 3 bet, 0.7 di 4 bet, 5 di 3 bet, 5 di 3 bet, 0.8 di 4 bet, 5 di 3 bet, 1 di 4 bet. Nessuno di questi avversari, fra l'altro uno è una città famosa, uno è un giocatore di calcio, l'altro è un giocatore di rugby, per cui abbiamo già capito dove hanno scelto i nick questi giocatori. Contro nessuno di questi dovremmo avere 9-9 nei nostri range di quel tipo. Spostiamo questa, le ultime mani prima che cali di nuovo la sera, non so più cosa sta dicendo. Pino, il mitico Pino, 60-10, che fonda il 60%, il solito giocatore usa passive, isoliamo volentieri, chiama salvo, ma questa mano, se non sbaglio, andava anche abbastanza bene, non so perché l'ho segnata. Mettiamo la prima, mettiamo la seconda, veniamo resati, value, mettiamo river contro una donk così alta, ha senso avere una linea ricercone onestamente contro questo giocatore, contro un giocatore così aggro, perché sul river la nostra bet non verrà chiamata spessissimo, invece il nostro check verrà pushato spessissimo. In realtà qua Villain ci gira, non mi ricordo cosa, 5-5 per un set, possiamo prendere note su questa size, ma in realtà questa mano può andare anche abbastanza bene visto il profilo del nostro avversario, quindi non so neanche bene perché l'ho segnata. In questo caso comunque affrontiamo il rilancio di Sullivan e siamo in posizione, chiamiamo solo, betta su questo board, giocatore che ci betta 40-40-30, quindi molto chiuso nella linea di cbet, tende ad avere molto molto value ed avere anche un range protetto quando checka. La nostra mano dovrebbe generalmente chiamare solo su questo flop, invece raisiamo, Villain ci riresa e noi chiamiamo col nostro intero range sostanzialmente. Attenzione, anche in questo caso non abbiamo motivo di pensare di battere molto il range del nostro Sullivan, che come bottom range potrebbe avere asso jack a quadri, asso qua quadri probabilmente, e ovviamente ci bettando così poco ci girerà mani molto forti, diverse combo di 7x, perché lui rilancia comunque parecchie mani. In questo caso ha quasi un 40% medio di rilancio, quindi può avere molte combo di 7, molte combo sì, di K, ma non credo betterebbe tutte le sue top pair, per cui dubito betterebbe K6, K5 per capirci. E contro il suo range siamo abbastanza under the train, comunque Villain gira su 7 in linea con il suo profilo, Hero ha un po' fatto un po' il furbetto. Ecco, tornando invece sull'ultima cosa di chiusura, dopo aver visto adesso queste mani e girare lettura al nostro Hero, che sono sicuro avrà voglia e divertimento per andarsi a vedere queste mani, se noi ragioniamo comunque a cosa è accaduto dopo la nostra sessione di coaching, quindi cose che a quanto pare funzionano, le nostre ultime 10.000 mani, Hero nelle ultime 10.000 mani ha migliorato molto la linea rossa, certo ha rannato non benissimo, perché vedete come la blu si è più o meno ammazzata in ogni spot, ma anche se la linea blu non è che salga particolarmente, non perdendo di rossa, avendo un range di bluff, avendo una linea più motivata, più posizionale, più legata ai nostri avversari, già ha fatto un
ottimo lavoro come linea di aggiustamento, così come non solo ovviamente come grafico, come profitto, ma anche come impostazione di gioco. Sicuramente con le nostre sessioni settimanali mensili, in realtà, perché Inkel è un giocatore di quelli settati al 48% con cui facciamo la read mensile, anche se questo mese mi diceva di voler fare un paio di sessioncine, volentieri. Comunque sicuramente potremmo andare a diventare non uno dei tanti, ma decisamente i migliori del livello. Non serve essere proprio il primo, ci basta essere tra i primi tre, dai. Non esageriamo, se sono 2000 giocatori al 5, ci basta essere tra i migliori 5, dai, diciamo così. Ma dobbiamo essere i migliori, o dobbiamo tendere a volere essere i migliori, e non uno dei tanti che gioca le mani, gioca lo stack, gioca la posizione e se ne frega delle informazioni incomplete. Chiuderei qui questa read, anche perché ho decisamente bisogno del caffè, che è l'unica droga legale rimasta in Italia, sfortunatamente, se no probabilmente andrei a prenderne altre, ma non si può, la caffeina, mi accontenterò della caffeina. Chiudo qui questa registrazione prima di essere arrestato dalla Digos, che forse è quella dei cani e non quella delle droghe. Non lo so, non ho mai avuto problemi con loro e neanche con i cani, per cui non ve lo so dire. Comunque, su quest'ultima stupidaggine random, come ormai è consuetudine, ci vediamo ad un prossimo video. Per quello di oggi è tutto, un saluto e alla prossima dall'Arcane. Ciao ciao.